Siamo con Matteo Parlato che sta davanti al Ministero dello Sviluppo Economico dove manifestano, come abbiamo detto, gli addetti alle energie rinnovabili che sono in sciopero contro il piano Romani. Allora Matteo, l'evoluzione, cosa sta succedendo ancora? Allora, prima vi abbiamo fatto sentire un commento dei politici, ora vi facciamo parlare con gli addetti ai lavori. Qui accanto a me c'è Stefano Neri, che è il presidente di Eterni Energia. Allora, intanto i numeri della vostra azienda e quali sono le conseguenze che porta questo decreto? Ma la nostra azienda in meno di 7 anni dalla sua nascita nel settore fotovoltaico sviluppa ricavi per oltre 100 milioni di euro. Il nostro gruppo nel complesso siamo come valore della produzione sopra i 200 milioni di euro. Occupiamo in modo diretto 230 dipendenti, il nucleo diciamo, che gira attorno al nostro gruppo nel sito storico industriale di Terni occupa più di 1000 persone. È l'unico settore in forte crescita negli ultimi anni. La conseguenza di questo decreto è una conseguenza pessima perché con il più recente decreto e all'improvviso le tariffe che sono entrate in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, soltanto il 28 febbraio, sono state totalmente vanificate. Capite, faccio l'esempio della nostra azienda, abbiamo circa 50 milioni di valore nei cantieri al momento dell'uscita del decreto e questo ha generato soprattutto nelle banche, negli enti finanziatori un'incertezza facilmente comprensibile in quanto la modalità di rientro messa sui piani industriali è venuta improvvisamente a mancare. Credo che per lo sviluppo del futuro industriale del nostro paese non si possa agire generando inaffidabilità, cioè significando inaffidabilità. Bene, dal Ministero dello Sviluppo Economico avete sentito anche la voce degli addetti ai lavori che diciamo, commentano così questo nuovo decreto governativo. Linea allo studio. Grazie, grazie a